Ciao tutti ragazzi, benvenuti da sempre insieme di DJ Ferno con DJ Ferno 98 e siamo tornati in questo unboxing, questa serie degli unboxing dove unboxeremo il nuovo case dell'Hitech, ovvero l'Hitech Ninja Gaming Case, come potete vedere da questa scatola. Effettueremo l'unboxing, che poi unboxing non è perché l'ho già aperto, e la recensione di questo case. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere subito cosa, come vedete qui comunque, alziamo direttamente la scatola e vediamo direttamente il nostro case. Eccolo qua ragazzi, presentazione sbalorditiva, siamo qui, ecco qua. Abbiamo qui il nostro case dell'Hitech, un case Middle Tower. Allora, partiamo dalla recensione. È un case, diciamo, che si aggira al prezzo di 36 euro, che è disponibile su Amazon. Il prezzo varia dai 31 ai 39 euro in base se c'è un'offerta oppure non c'è un'offerta a prezzo pieno. Più ovviamente da aggiungere il costo della spedizione. Allora, diciamo le caratteristiche principali. È un case Middle Tower, come detto prima, abbastanza grande, con due ventole predisposte. Una predisposta qui con LED di colore verde, quindi tutta questa zona. Una volta acceso il computer, tutta questa zona è completamente illuminata di verde. E in più abbiamo un'altra ventola, non so se riuscite a vederla, comunque un'altra ventola qui. Una ventola sempre da 120 mm, gira abbastanza velocemente, quindi garantisce una parte interna di questo computer è parecchio areggiata. Poi, questo picciolo aperto proprio da poco, mi è arrivato da pochissimo, abbiamo qui la parte trasparente che vedete è ancora coperto, quindi non ho ancora fatto in tempo ad aprirlo completamente. È tutto, diciamo, una plastica trasparente dove è possibile vedere l'interno, proprio l'interno di questo case. Anche esteticamente bello, perché all'interno comunque c'è una luce verde che sarebbe quello della ventola che abbiamo qua davanti. Allora iniziamo subito a dire che la predisposizione per l'alimentatore è in basso, non so se sono contro luce, quindi comunque è in basso, quindi abbiamo l'alimentatore posizionato in basso, quindi meglio rispetto a quando è posizionato in alto. Infatti la ventola rivolta verso il basso in modo che l'aria calda possa uscire da qui al basso. Infatti qui abbiamo un piccolo rialzo e qui abbiamo la nostra solita mascherina dove mettiamo gli slot, e qui dove aggiungiamo quando aggiungeremo schede video, schede audio oppure quello che volete aggiungere. Quindi l'Hitech, diciamo che si è fatto sentire con la produzione di questo fantastico case. Poi non ho detto che anche è illuminata questa zona, comunque esteticamente bella, scusate. Il case è adatto per il gaming, carattere diciamo estremo, come possiamo dire, proprio per i gamer anche professionisti. Quindi un voto da 1 a 10, un bel 8, perché ho avuto diversi problemi nell'assemblaggio con le viti distanziatori, che diciamo che c'erano diversi problemi, era complicato, devo ammettere. Però comunque per il resto non ci sono stati problemi. Quindi se volete sapere altre informazioni su questo case non esitate a contattarmi, e ci vediamo al prossimo video, al prossimo unboxing, ovvero l'unboxing dei moduli della RAM, credo, ma non credo che lo farò, e farò sapere. Da DJ Ferro 98 questo è tutto, ciao! Jello Beats, holla at me!